Tanta voglia per tutti ragazzi, qui Mr. Frank, notizia bomba perché sul canale di Call of Duty è uscito un nuovo teaser per Black Ops 3, quindi non uno Snapchat ma un vero teaser come si deve insomma, che conferma quanto si stava ormai sospettando, ossia che il nuovo Call of Duty sarà ambientato nel futuro. Di questo parleremo tra pochissimo, intanto vi lascio al teaser. Peggy 18. What a show of dominance! Allegations of doping continue. What has happened to sports? Should the record still count? Today we celebrate the first draft of the human book of life. It's been called the age of wearable technology. Amazing things happen when we merge technology with our bodies. We will set the technological foundation for an enhanced human experience, and we will end disability. How does that sound? It sounds good! In our pursuit of progress, if we undermine the morals that define us, what good is our beloved progress then? The court declared discrimination against modified persons unconstitutional. A historic day in sports as the IBA becomes the first league to allow modified athletes to compete. There she is, the fastest human in history. After all the debate, all the controversy, victory. Scientists announced they created the first networked brain-to-brain connection. You can now literally share your thoughts with someone else. Biotech market skyrockets as DNA upgrades and organ replacements become the new luxury. You look at me and you see only what you want to see. But you know what I see? Everything. The 2055 retinal implant from Court Optic. Massive blast at bionics firm Coalescence Corporation sparks worldwide protests. We can no longer stand in silence as these scientists play God. This is not about technology. This is about right and wrong. You think the retinal chips that you buy at the mall are high tech? Our military is light years ahead of that. The things that we use to heal ourselves, they are using to literally turn humans into weapons. The notion that the United States sponsors some sort of super soldier program is not just untrue, it's patently absurd. Next question. Neural control. Voluntary limb replacement. This is happening. The only question that remains is how far will we allow it to go? Un video quindi che ripercorre tutti quanti gli anni che hanno segnato insomma una svolta tecnologica sia passati che futuri, ma questo è un punto secondo il gioco, e che arriva fino addirittura al 2065, dove presumibilmente sarà ambientato questo nuovo capitolo di Black Ops. L'elemento chiave insomma che viene messo in evidenza è l'evoluzione tecnologica che viene sempre più legata al corpo umano, e con questi impianti tecnologici all'interno del corpo umano. L'evoluzione quasi della specie umana in insomma, corpo umano semirobotico con delle componenti comunque appunto tecnologiche che lo rendano migliore di quanto non fosse già prima. Mostra due esempi di sport sia nel basket che nella corsa. E infine possiamo vedere gli impianti tecnologici esterni, come l'impianto per la retina, che insomma prende il nome proprio da 2055, da data di commercializzazione. Inoltre collegamenti intercerebrali, si parla proprio, quindi con le capacità di condividere, come dicono, i pensieri letteralmente con altri, e forse anche di controllare i pensieri di qualcun altro tramite questa connessione. Quanto poi emerge, insomma, che si può ricollegare al gioco è nella parte finale
del teaser dove appunto un delegato dell'esercito americano appunto afferma che le voci che girano sul fatto che stiano usando questa tecnologia per sviluppare un programma di supersoldati sono del tutto infondate, ma cosa che poi alla fine si vede essere quello che è in realtà la situazione. Quindi soldati EVO, soldati Black Ops, soldati tecnologicamente e fisicamente più evoluti. Quindi sarà soltanto da capire adesso come sia coinvolto questo dottor Salim e tutti quanti gli Snapchat, insomma, tutti quanti i video che sono stati rilasciati con gli Snapchat con questo contesto, in quanto sembrava piuttosto evidente il fatto che gli esperimenti condotti dal dottor Salim fossero stati condotti in tempi passati o addirittura odierni. Quindi magari il dottor Salim è un precursore di questa, tra virgolette, tendenza di utilizzare il corpo umano come cavia su cui sperimentare, degli innesti tecnologici per migliorare DNA e quant'altro. Non lo sappiamo. Per concludere una panoramica di quanto sta succedendo sui social in questi minuti, riguardanti proprio questo teaser. Per prima cosa è stato reso noto un nuovo sito che affianca il teaser, il cui dominio è curtoptic2055.com e riprende il segmento di teaser dove c'è il giocatore di basket con la lente a contatto ipertecnologica, insomma, che permette di vedere qualunque cosa, come dice lui, I can see everything. E appunto sì, con coming soon, quindi probabilmente nelle prossime ore, prima del 26 o addirittura direttamente il 26, ci saranno delle nuove informazioni proprio su questo sito, quindi tenetelo d'occhio. Ultima cosa, veramente molto molto interessante e alquanto strana, l'unica azienda, per così chiamarla, che ha condiviso i video e le notizie, insomma, riguardanti questo nuovo teaser è Sony, mentre Xbox non ha ancora rilasciato niente. Sony addirittura sia su Twitter che sul canale YouTube Sony PlayStation ha ricaricato il teaser, mentre Xbox sia su YouTube che neanche su Twitter ha lasciato tutto quanto, cioè non ha caricato nulla. Non lo so, può darsi forse che questo sia l'anno di svolta per gli utenti PlayStation e che l'esclusiva sia passata a Sony. Questo, ragazzi, ancora è abbastanza presto da dire, però due teaser su due non presentano il logo Xbox. Sony che continua a pubblicizzare questi teaser, cosa che era successa anche per il primo teaser in assoluto, ma quello l'aveva fatto anche Xbox. Però ragazzi, questo ce lo fa supporre, se non altro, e per noi utenti PlayStation, insomma, ce lo auguriamo perché sarebbe una bella ventata d'aria nuova. Con questa ultima notizia concludo questo video, ragazzi, scusate se ve le aggiungo così, ma stanno succedendo cose, cioè, abbastanza repentinamente, minuto dopo minuto, quindi l'ultima cosa molto interessante da notare è che in un frame preciso del video, sono 3 frame in tutti e 3 minuti, tutti quanti attaccati ovviamente, emerge questo screenshot che potete vedere a schermo con in alto a sinistra la scritta Elemento 115. Quindi zombie, ragazzi, confermati se ce ne fosse stato ancora bisogno. Se dovessero uscire altre informazioni interessanti nel giro di poco tempo, vi invito a tenere d'occhio la pagina Facebook dove ve lo faremo certamente sapere, dove è, insomma, più semplice rendervi partecipi in tempi più brevi rispetto a YouTube. Comunque, un saluto da Mr. Frank, ci vediamo con un prossimo video.